Buonasera, torno a fare video dopo un po' di tempo, ma col campionato fermo, lo sport fermo, è un po'. Ho avuto da fare roba mia, ho rimesso qualche chiletto in questo lockdown, ma ho ripreso a fare attività fisica, non vi preoccupate, 2 giorni, oddio, è stato un po' pesantuccio, però dai. Non stiamo. Sono messo molto meno peggio di quel che credevo. Comunque, io voglio fare questo video su quel che è successo oggi, sulle manifestazioni di oggi e soprattutto sul rosicamento, madonna mia, fastidioso, dei governisti, dei sinistri. Allora, premesso che. Questa sarà la 3.000.000esima manifestazione da quando sono in vita, da quando sono al mondo. È mai cambiato qualcosa? Nulla. Io certe manifestazioni organizzate dai politici, ho sempre pensato, ma di ambo le parti, Io ho sempre pensato che lasciano il tempo che trovano. Ma ragazzi, ma a parte tutto, ma quanto godo nel vederli rosicare? Addirittura tale Jasmine Cristallo se la pigliano con gli assembramenti. Sala che fa appello al prefetto per denunciare i manifestanti. Fai ridere, Sala. Tu eri quello di Abbraccia un cinese, tu eri quello degli aperitivi sui Navigli, quando veramente il Covid iniziava a fare male. No, raga, fate ridere. Fate ridere. Siete penosi. Siete penosi, veramente. Non vale neanche la pena di commentarvi perché siete veramente. Il 25 aprile non era assembramento. Quando è venuta quella lì dalla. La Silvia Romano, non era assembramento. Dai, su. Poi, allora, ieri avete cercato di metterla in macchietta, tirando in ballo il generale Pappalardo, ma. Vi do una notizia, il generale Pappalardo, sono 4-5 anni che fa queste manifestazioni qua, non se l'è mai filato nessuno in 5 anni. L'unica trasmissione che se l'è filata è la Zanzara con Cruciani e Parenzo, naturalmente prendendolo un po' a macchietta, il generale Pappalardo, sinceramente un po' lo è, sembra un vecchio mezzo rincoglionito, con tutto il rispetto per il ruolo che ha avuto nel nostro Stato. Ora, ieri prima hanno usato il. Hanno voluto accomunare una minima parte rappresentata dal generale Pappalardo con i gilet arancioni, con tanti manifestanti che c'erano un po' in tutta Italia. Pappalardo era a Milano, ma il grosso delle manifestazioni era a Roma. C'erano le immagini su Fanpage, sul Local Team e su un'altra TV che adesso. Una web TV che adesso non ricordo. Fate ridere, che media di merda che abbiamo, che media di merda. Questi sono quelli che dicevano che l'Italia era non so a che posizione nella classifica della libertà di stampa perché c'era Berlusconi, fate ridere, i canali di Berlusconi messi Emilio Fede al vostro confronto, la BBC, veramente fate ridere. Poi volevo dire la mia. Sulla questione di Palamara, del CSM, di tutte queste cose qua. Ragazzi, ho visto quelli della mia parte politica, però a me piace essere molto obiettivo, scagliarsi contro le intercettazioni di Palamara. Ragazzi, ma guardate che Palamara non è che la punta di un iceberg. Ho visto molti che gioivano quando Palamara è stato fatto fuori. Il risultato qual è stato? Mettere il CSM nelle mani di Magistratura Democratica. La corrente della magistratura che più a sinistra non potrebbe essere. Oddio, se è sinistra si può chiamare. Come si suol dire, dalla padella alla brace. Tutti fanno gli scandalizzati, ma perché non lo sapevamo? Abbiamo avuto solo la conferma, ma in fondo non era che il segreto di Pulcinella, quello che il 90% della magistratura è schierata a sinistra, o perlomeno io
ho dei brutti pensieri. Oddio, io conosco un paio di magistrati, di cui uno proprio di Magistratura Democratica, ma si tratta di una persona integerrima. Oddio, ha le sue idee, ma l'importante è che, come ha sempre fatto, le ha sempre messe da parte. In aula di tribunale le ha sempre messe da parte le sue idee, questo sia chiaro. Non le ha mai nascoste, anche se l'ha fatto con discrezione. A differenza, io mi onoro di conoscere, non faccio il nome perché non mi va di metterlo in pubblica piazza, non mi va, per rispetto, perché siamo amici, nonostante l'enorme diversità di vedute. Però c'è un però, è chiaro che non tutti sono uguali, non tutti, c'è un però. Io purtroppo ribadisco che fosse segreto di Pulcinella questo schieramento di molta magistratura a sinistra, è evidente. Però io ho un brutto pensiero, e che risale al 1992, un pensiero molto brutto. Mi limito a dire che, per amor del cielo, meglio così. Ma se dal 92 non è più saltato in aria nessun magistrato, un motivo ci sarà, purtroppo. Un motivo ci sarà, purtroppo per noi, ma meno male per i giudici, che trattasi sempre di persone, trattasi sempre di servitori dello Stato, nel bene e nel male. Sta storia si risolve in un solo modo. Io quest'anno ho sentito decantare la Costituzione, proprio da quelli che l'hanno distrutta la Costituzione. E i padri costituenti, i cosiddetti padri costituenti, ci misero un articolo, ora non ricordo quale, che fissava l'immunità parlamentare, che, nonostante molti abusi della classe politica, era l'architrave sul quale si reggeva la nostra democrazia, che evitava questi sconfinamenti della magistratura in politica, fino a decidere quel che tutti sappiamo, da Berlusconi a Craxi a ora Salvini, e domani chissà chi, magari Giorgia, no, non so, raga, io spero che tutto questo non cambi qualcosa, ma ho tutta l'impressione che, come dicono in Sicilia, piegati giù co che passa la piena. Quando tutto sarà a tacere, ricominceranno i cagamenti di cazzo, soprattutto a chi è schierato da una certa parte politica. Tutto qua. Per quanto riguarda chi oggi si lamenta degli assembramenti, tra costoro c'è anche gente che, quando qualcuno ha provato a stigmatizzare la movida, la movida, specialmente nella mia città, la Ronzulli si faccia i cazzi suoi, tutte queste cose, queste puttanate qua, e oggi si indignano per gli assembramenti dei manifestanti del centrodestra. Ma dai, siete patetici e ridicoli, dai, siete ridicoli, siete ridicoli. Abbiate fede che manca qualcosa a questo centrodestra, sarà anche maggioranza del paese, ma manca qualcosa. Io dico solo che col Berlusconi al top, questo governo sarebbe già caduto. Ragazzi, iscrivetevi al canale, nella speranza di, oh, tornerò a parlare di sport, farò un video su Sainz alla Ferrari, e poi naturalmente un video su Icardi, che ha definitivamente lasciato l'Inter. Ciao!